Il 16 marzo 1978 le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro. Nelle settimane successive i terroristi inviano comunicati, lettere e polaroid del prigioniero. Chiedo ai colleghi di levarsi in piedi per esprimere il nostro sdegno per l'attacco infame allo Stato democratico. Poi, il 18 aprile, con il comunicato numero 7, fatto ritrovare in un cestino dei rifiuti in Piazza Belli a Roma, i brigatisti annunciano la morte del presidente della DC mediante suicidio. Il suo corpo, scrivono, sarebbe sommerso in un laghetto di montagna in Abruzzo, il lago della Duchessa. Mercoledì 19 aprile. Centinaia di uomini sono impegnati nelle ricerche nel lago gelato della Duchessa. Volantino a firma Brigate Rosse. Nessun esito, né positivo né negativo, hanno avuto finora le ricerche di Aldo Moro. Non trovano niente. A Torino i legali di Curcio esprimono dubbi sulla veridicità del comunicato numero 7. La profondità massima di questo lago è di 4 metri. Praticamente raccoglie soltanto acqua piovana. Invita a non perdere la speranza e ad accertare le condizioni per salvare la vita del presidente democristiano. La montagna su cui si trova il lago è completamente disabitata. I pochi pastori che la frequentano l'abbandonano a ottobre e vi ritornano d'estate. In quegli anni, metà degli anni 70, a Roma era estremamente facile cadere in una contiguità di giri, di ambienti, in cui era facilissimo che nella stessa stanza si frequentassero, si vedessero, intrecciassero legami un aspirante terrorista ordinovista, un piccolo spacciatore di stupefacenti che aspirava a fare il salto di qualità, uno studente di buona famiglia che coltivava sogni rivoluzionari, un armaiolo oppure un ragazzo della nobiltà nera appassionato del gioco d'azzardo e un ragazzo di borgata che invece aveva disponibilità della cocaina o dell'hashish per far divertire tutti quanti e magari ragazze disponibili. Era la versione malavitosa del milieu. In questo contesto, in cui c'è un'egemonia assoluta su Roma della Banda della Magliana, arriva a Roma questo ragazzo abruzzese, piuttosto belloccio, di buona e sana famiglia, con molto talento e con una grande voglia di affermarsi. Stiamo parlando di Tony Chicchiarelli.